Zugo Mattina. Wee Buona Zugo Mattina. Buona Pasqua. Ci sta. Ci sta, ci sta. Buongiorno, stelline. Che l'ho fatto con l'Apple Watch. Ho alzato di botto il volume, scusate. Buongiorno, visto che siamo in stream, alla faccia di chi non ci credeva, alla faccia di chi ci dava per morti nel corso della notte. Quante ore abbiamo dormito? Ma. <ride> All'incirca tre orette, ma non c'è problema. La sera prima, quanto avevamo dormito? Circa. Zuku Zuku! Giacomino, grazie per i 10 sabbetti regalati alla community. Eh, io non riesco più a leggere bene i mesi, però Andrea, Ivy Rock'n'Roll, and Buzz the Cube, Pubblico Ufficiale Reformed, Pupillo sotto palle sudate. Paolo El Diaz, Biaggio, Carnelo e Mist, benvenuti e bentornati nella flotta spaziale. Tra l'altro ieri mi sono perso, salvo 5 sabbetti regalati, Peppe 64 mesi, Mr. Ma 45, Mushil Prime, salvo un altro sabbetto a Nicco, Cianino 67, Ale 5 sub, Dinuc 5 sub, Scatolone scroficciato un sub, Agliaccio dei Beats, Nelemi, eh, nelle nelle eh, il sabbetto, Scatolone scroficciato, stroficciato un altro B, un altro sub, poi ha fatto il sub lui, Blechi, Giaggio... E' uomo del cecchino oro. Gli altri teoricamente l'avevo presi. Dormire? Cos'è? Roba che si mangia? Sì, esatto. Esatto. Farei un, una golosa scorpacciata di dormire. Veramente una gloriosa scorpacciata di dormire. Ah oh! Ma oggi volevo fare una cosa. Se me la ricordo e se me la ricordate. Volevo fare il tour della casa aggiornato. Vi va? Ormai sono passati tre mesi, precisi, perché l'abbiamo fatto il 31 dicembre. 31 marzo. Dopo tre mesi. Dai, tour della casa aggiornato. È più, è più, è più, è più... Facciamo l? Dopo lo facciamo, allora. Jim, hai letto gli auguri miei Instagram? No, Samuele. Cioè, se non ti ho risposto, sicuramente allora no. Se leggo qualcosa, tipicamente rispondo. Ho letto la notifica di Dinuk. Mi ha mandato il Pipo. Ho detto, buon regalo, Pipo. Tieni. E ho detto, oh, che carino. E lui ha detto, come carino. E poi ha detto, no, è mastodontico. E lui ha detto, ah, ok, va bene. E niente, chill. Pipo per la 90esima volta. Beh, è ogni volta è sempre la più bella. Ma tra l'altro. Ragazzi. Ragazzi. Parliamo di una cosa. Allora, oggi facciamo recensione dei regali di compleanno che mi hanno dato ieri. Ok? Ieri eravamo io, Zano, Rebecca, Carlotta, Zazzone e Fazzone. Bene. C'era un regalo di un'altra persona però, tra questi vari regali. Zazzone ha fatto da corriere per un altro regalo da parte di... Rullo di tamburi Blaine Con la carotina in chat Io l'ho aperto ieri Blaine eh, Perché Zazzone mi ha detto No no aprilo, aprilo, aprilo qua Io ho detto vabbè lo apro in stream Lui ha detto no no aprilo qua preferisce Allora l'ho aperto Il telegiornale è arrivato con le fresche. Giuda che hai fatto al nome? No, niente Franco. Franco non mi ha mandato niente. Ti rendi conto? Cioè, io spero che ti sia piaciuto. Orribile. Vabbè, ma tanto adesso, adesso le apriamo. Sì, sì, mi è piaciuto. L'ho sgamato subito però, Blaine. Ho sgamato subito eh, che tipo di regalo era. Io vedo questi pacchetti e dico... Zazzone mi dice... Secondo te cos'è? E Io gli dico... È questa cosa. E lui dice... Non so di cosa tu stia parlando... È stato bellissimo. E poi era palesemente quella roba. <ride> Perché non uniamo questo bel compleanno con una tombola pasquale? No, Tommy, non faremo una bella tombola da pasquale. Per niente proprio. Poi con la Castella Postale è risolto. Sì, sì, ci, so ci sta il nuovo indirizzo. C'è il nuovo indirizzo. Eh, tra l'altro è l'unica pagina aggiornata del... dell'ipotetico eh, sito, diciamo, che... È sempre.. Questo è il nuovo, il nuovo indirizzo È una casella postale molto meglio della precedente Perché l'ho cercata ed è gratis È una casella postale gratis Io pago solo se mi mandate qualcosa Solo se ricevo qualcosa E pago in base ai chili Cioè se mi mandate una roba di 100 chili Mi sa che pago 100 euro Però Considerate che Nella vecchia casella postale eh, nella, nella vecchia casella postale Io pagavo tipo 230 euro l'anno e anche dovessero arrivarmi 200 Cioè, tipo, facciamo caso che con questa casella postale, no? 230 kg di cose non, non mi sono mai state mandate. Non, non, cioè, non, è impossibile, regà. Che mandate, boh, un divano. Incredibile, la Pasqua e il tuo compleanno cascano nello stesso giorno in cui fallisce la Marvel. Letto ora su, su tutti era la notizia, sta, sta clamorosa. Stanno dicendo, vabbè, ok, vabbè, non, ci sta, C'hai ragione, eh sì. Non so, sì, ti ho risposto, Tommy. Ho detto: No, non si fa la tombolata. Tocca mandargli i mattoni. No, no, guarda. Sto a posto con i mattoni. 10 sacchi di cemento spediti. Eccoci qua. Ti posso mandare organi umani e buste di cocaina. Ottimo, ottimo. Sì, non male. Oggi è anche il compleanno di Batman. Oggi è anche il compleanno di Batman. Ha 85 anni il vecchietto, eh. Ah, stupido. Eh, <ride> Infatti, dopo, mi voglio ricordare, me li sono messi qua accanto perché volevo fare una storia. Eh, perché la voglio fare oggi, che è il 31 marzo, su queste action figure che mi hanno mandato. Se la faccio domani non ha più senso. Cioè, vabbè, non è che non ha più senso. Però, ho capito, la volevo fare oggi. Maratona Lego Batman. Da, da vedere subito. C'è troppa luce, vero? Abbasso un po'. È veramente tanta luce. Oh, non è troppa, vabbè. Mi sembra tanta. Oggi è strana. Adesso vado a vedere se c'è qualche calciatore interessante che compie gli anni oggi. Ma sicuramente. Com'è il tempo? roma a qui tutto nuvolo? No, no, è bel tempo, Akainu. Anzi, guarda, avevano detto che c'era vento. Ma invece. È, è un po' nuvoloso. È previsto cielo parzialmente nuvoloso verso le 18. Per ora è nuvolette. Un po' nuvolette col sole. Chill, vento mi sembra. Vediamo qua, mappa del vento. Meteo avverso. No, domani meteo avverso. Vento a 15 km orari Chill. Augurazioni per il compleanno della Pasqua a sti cazzi. Bravo Matte <ride> Tra un'ora vengo smanato dalla chat di LoL. Ci sta Giuda, che cosa hai fatto brutto porco? Eh? Sono tiltato, questo ciuffo mi sta veramente dando fastidio. Penso che andrò a prendere delle forbici e ce lo tagliamo in stream, che ne pensate? Lo facciamo? Secondo me è una buona idea. Uovo di Pasqua del. Ma... Ah, Marvel Groot. Avevo letto il trono di spada. Avevo letto Got. Sono bene i capelli giù. Boh, vabbè. Tanto riscenderanno. Di nuck, non c'è problema. cioè Tienili giù. Happy birthday. Dai così. Fammi vedere da lì dalla stream. Boh, non lo so. A me non piacciono. Non mi piacciono, non lo so. Tanto ricadranno. Devo ti mando un po' di su Instagram come regalo di compleanno. Ci sta. Ci sta. Hai ricevuto i regali speciali? Sì, ci hanno messo un po' di pepe sopra. Infatti, quando l'ho preso, ho fatto... L'ho visto, Tola Kuma. Preso malissimo. È morto l'attore di Gen V. Poi, vabbè, di Sabrina. Ma Sabrina mi sa che è finita ormai. Io l'avevo seguita per tre stagioni o due stagioni. Ha ah, più che altro l'autore di Gen V, cioè ad aprile, tipo domani, non domani precisamente, però ad aprile avrebbero iniziato le riprese di Gen V stagione 2. E... e poi penso che lui sia anche in The Boys stagione 4, forse, non lo so, perché in teoria... Ma non mi ricordo come finiva la stagione 1, lui dove finiva precisamente. E infatti hanno sospeso la produzione. Veramente brutto, è in un incidente in moto, ho letto. Ah, anni motivo, 27 anni per un incidente in moto, di Nook. Interpretava un ragazzo del college dei, dei supereroi. Eh. Comunque non so messaggio che ti ho mandato il face reveal. occhiolino. Va bene, Samuele. Va bene. Prendo, prendo nota di questa, di questa cosa. Eh, poverino, oh, ma magari cioè, tocca fare carpe diem. Magari è un segno, ragazzi, eh. 27 Noi sto a fare 26 Magari me ne manca uno Poi caput Quindi Vediamo di Organizzare E fare un sesso di gruppo Che lo diciamo da tanto tempo Di farlo eh. Senti sì, sei più vicino Ai 50 che alla nascita Esatto per quello L'ho messo nel titolo Verso i 50 Sì esatto Se l'hanno sospesa A tempo indeterminato Perché vabbè Ora dovranno decidere Cosa fare Sicuramente faranno Un recast Penso o, o tagliano fuori il personaggio ma è un personaggio principale cioè come se eh, in Harry Potter ti muore eh, Ron eccoci qua Runic <ride> comunque ieri sera abbiamo fatto ieri che abbiamo fatto allora siamo arrivati da zona Rebecca si è vista golosa partita ah la, la, siamo passati con Fazzone siamo passati vicino all'olimpico dove la Lazio ha vinto, gli avevo portato fortuna, dai, gli Aquilotti, sempre forti. E... Poi ehm, siamo andati a casa, cioè ho preso Zazzone, siamo andati a casa di, di Zanri Becca, eh, ci stava un'altra partita che era il Milan, eh. chi è che ha vinto chi è che ha perso, boh. E... Vabbè, poi abbiamo cenato, goloso sushi. Milan, ok. E... Goloso sushi. Eh boh, abbiamo, abbiamo aperto dei Pokémon, delle carte Pokémon. Trovato. Tipo. Niente. Niente. Assoluto. Eh, abbiamo giocato a Bang, perché non avevo scelto un gioco da tavolo. E. Due partite su due. Io dovevo essere, diciamo, tra virgolette, alleato di Zazzone. E invece l'ho voluto entrare. <ride> e l'ho fatto perdere. Due su due. Ehm... <ride> e... E, e basta, Questa, abbiamo aperto i regali, abbiamo mangiato la torta, ah gli ho fatto assaggiare l'uovo di... Allora, allora, parliamo di una cosa, ragazzi io penso di essere fierissimo, perché non solo ieri mia mamma, per chi se lo fosse perso, ieri in stream abbiamo cucinato uh, un casatiello, che è una pizza salata, una, un pane salato, un pane con dentro tantissima roba molto buono... E a mia mamma è piaciuto. E... Whiskraken, grazie per i quattro mesi. bentornato nella flotta spaziale, grazie mille. Auguri. No, non è quello, Runic. E, ehm... e poi abbiamo fatto anche un uovo di Pasqua. Ehm... Hanno mangiato tutto, tutti. Cioè, tut... poi, la... Ieri sera hanno mangiato tutti. E... Casatiello è piaciuto tantissimo. Zano l'ho amato alla follia. E eh, infatti, <ride> gli ho lasciato un, un po' perché io lo, quello che è rimasto, diciamo, lo volevo riportare qua a casa per usarlo oggi. Perché oggi facciamo il compleanno, anche qua con i parenti. Eh, eh, e niente, però, una parte mi ha chiesto se gliela lasciavo perché gliela è piaciuto tantissimo. Però, comunque, è piaciuto a tutti. Uguale l'uovo di Pasqua. Mangiato è piaciuto a tutti. E allora, la storia dell'assaggio. Ok, ce l'ho. E è solo che penso che non la io non lo posso mettere come storia. Credo di doverlo mettere come reel. Perché dura un minuto e 56, capito? E. E ci sta tipo. Boh, mi pare una frase de de del fazzone da tagliare. Quindi devo avere un attimo il tempo e, e mettervelo. In questi giorni lo metto. Eh, ci sta qualcosa che non si poteva di sa, eh. Mm. Ma non è vero Akainu Oggi è anche il secondo anniversario Di veramente importantissimo L'uscita di Morbius Gabs Ma infatti tu ti rendi conto Che io il 30 marzo del 2022 Io il 30 marzo del 2022 Sai O, o il 31 Del 2022 O boh, uno dei due Sai come passai il mio compleanno? Andando all'anteprima di Morbius Che mina di film <ride> Le esperienze, sì, sì, sì. <ride> Però non ricordo se era il 30 marzo o il 31. Cioè, non ricordo se era capito la sera prima delle... Bo non lo so. Preview: and chance la sua stella come solo per i sub. No, Runic, perché non mi ricordo che cosa dice. Non mi ricordo che cosa dice. Poi, quando lo guardo, Andrea che mi ha regalato. Niente. A me non è arrivato niente. E, e ieri sera, o stamattina, non lo so, devo ancora rispondergli. Mi ha scritto... Ah no, ieri sera gli ho risposto. Mi ha scritto... Cioè... Auguri... Caro... Finito. Numero uno, caro a chi? Numero 2, Manco un emoji carina. Pucciosetta, uno stickerino. Un pipo, niente. Incredibile. Eh tu forse perché mi hai, hai scritto oggi, Guido. No, io. Prima di andare a dormire, ho risposto a chi mi aveva scritto. Crede interesse di buona Pasqua. No, no, non intendeva. Non intendeva quello. Io una volta. Um, io una volta mandavo gli auguri di Pasqua. Io mandavo gli auguri di Pasqua. Io facevo. Gli auguri di. Sicuramente gli auguri di Pasqua e gli auguri di Santo Stefano il 26 dicembre. Eppure gli auguri della vigilia. Io facevo. Cioè io adesso io mando solo gli auguri di compleanno sperando che io sappia qual è il compleanno, Capodanno e Natale. Queste sono le cose che mando. Basta. Anni fa, non so per quale motivo, io mandavo la vigilia, Natale, Santo Stefano, Capodanno, la Pasqua. Non so se anche qualche altra cosa. Il Ferragosto, ma non lo so. No, quello non credo mai. Ma no, non credo. Eh la vigilia che ti fai gli auguri? Eh beh, ma si dice buona vigilia A me lo dicono, diciamo, no? E quindi era, era quello Ma sai che se me gli auguri di Pasqua Ci sta a farli perché auguri un buon riposo A ste cazze di Gesù Sì, vabbè, però Non lo so, Zappa Continua a chiedermi che cazzo fare a Che cazzo fare gli auguri della vigilia Continua a farmela quasi in interesse Eh ma alcuni la fanno Premessa, ieri non ho finito la live perché dovevo fare una torta e sono appena tornata. Com'era l'uovo alla fine? Croccante? Eh, sì, 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 sì. Con la foto dei Minion che augurano buona festa, esatto, sì. <ride> Ma io aspettate, aspettate. Mi è fatto venire in mente una cosa, eh. vediamo se lo ritrovo. Una roba veramente strana. Aspetta, eh. Pausers... Ausers Dimmi che l'ho trovato Dimmi che l'ho trovato L'ho trovato Allora Allora ragazzi Allora. C'è questo video sul mio canale che si chiama Buon Natale Cuoricino, va bene? Ci sta scritto Merry Christmas e ci sta Jessica Nigri vestita da Mamma Natale. Eh vabbè, si vede tipo un po'. Ok, bene. Poi, a parte che io da solo mi chiamavo Taz, che cosa orribile. Jessica Nigri. E... e poi, questo è solo un piccolo video per augurarvi un buon Natale. Divertitevi. Sorrisino PS domani escono le Sdrogo Forse. Ore 11. Non mancate. Punto esclamativo, punto esclamativo. Ok, detto ciò, che cosa ci sarà in questo video? Pensai che la pubblicità ma no, non era questo il video Diciamo così, Merry Christmas, keep calm and stay strafatto. Mano del gaucho. Ciao Manu. <ride> Ma le zie che mandano gli auguri boomer con le immagini di buon che fa i già prima delle feste per vantarsi sulla... Per avvantaggiarsi, davvero? Geniale. Adesso rifare quella per Pasqua. No, direi, direi di no. Com'era la partita di sera. È piaciuta forza Milan. Ma chi l'ha guardata, curba? Era là una bella ninna nanna. Eh... <ride> vediamo regali, dai, vediamo regali. Allora. Sono due buste. Scegliete quella da cui partire. Busta AS Roma E Busta Gucci Questa è più pesante Quella è meno pesante AS Roma Bene, Allora, è molto semplice in verità, ok? Ieri ho aperto i regali Certo, sono... No, l'ho aperti, l'ho aperti. Vi sto solo facendo vedere che cosa sono Allora, e dovete indovinare chi l'ha fatto questo regalo, ok? Anzi Vabbè okay. No, 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 do dopo indoviniamo. Molto semplice, eh? ce n'è solo uno qua dentro, gli altri stanno là dentro. Oh... Peluscione di Salli! Ovviamente la busta della Roma non c'entra niente, ragazzi, come tantomeno non c'entra niente la busta di Gucci. <ride> Coloso <ride> peluscione con lui comandata bene, bene, è piaciuto. Allora, aspettate, no. Prima di indovinare, c'è una seconda parte. Dopo la Quando vi faccio vedere la seconda parte, allora provate a indovinare chi me l'ha indovinato. Chi me l'ha regalato? Vabbè, allora, ve lo faccio vedere Purtroppo fa solo questi due suoni. <ride> Manu, grazie per il ride. Benvenuti a tutti. Vi ho, vi ho rotto i timpani. Beh, ci sta sta comunque quindi allora stiamo facendo ciao a tutti oggi è il mio compleanno oggi ci avviciniamo di più ai 50 anni scopriamo organizziamo biscotta e a parte ciò dicevo stiamo facendo regali review ieri sera ho festeggiato a casa di Zano e Rebecca eravamo io Zano Rebecca Carlotta il Fazzone e Zazzone e stiamo facendo regali review questo è un primo regalo chi me l'ha regalato questo regalo chi regalato questo regalo? Chi me l'ha fatto questo regalo? Zazzone, Franco no, non. Zazzone, Rebecca, Carlotta, Fazzone, Fazzone, Zano e Beckham no, Carlotta, Rebecca e Zano, Zazzone, Zano e Rebecca, questo quale se faz? Io non penso Rebecca, l'ho detto prima, Carlotta. Sarebbe da fare un sondaggio, però non c'ho poi di fare un sondaggio a ogni regalo, quindi leggerò più o meno in chat. Beh, allora direi che non l'avete preso, cioè qualcuno l'ha scritto però mi sembra che la maggioranza punti su altro. Questo glorioso regalo me l'ha fatto il fazzone. Addirittura col, col cosettino che parla. Cioè... <ride> Tra l'altro, io ormai c'ho una collezione di salli. Questo così non ce l'ho. Cioè, ce l'ho più piccolo sicuramente, e poi ce l'ho un altro. Penso circa uguale, ma di un'altra collezione fatta in un'altra maniera. Devo dovrei metterle tutte insieme a vedere quanti. Eh, quanti. quanti ne ho. Non te l'aspettavi del capitano della ciurma. Non l'hai pure in macchina? No, Anto, ho Stitch in macchina. Ho Stitch. Ostitch, ho eh, scritto. Buongiorno, Titti. Auguri di buon compleanno. Che la tua giornata sia piena di avventure epiche Come quelle dei tuoi superiori preferiti, che tu possa avere la forza e il coraggio di affrontare ogni sfida come un vero eroe. Buon compleanno che la tua vita sia sempre piena di azioni e momenti indimenticabili. Sono emozionato. Grazie. Ma il sacco era riciclato del fazzone e non è recattato uno a casa. No, no, sono presi a casa di Zano. Poi, prossimo. Allora, questo è un regalo non propriamente di compleanno. Uovo dei Pokémon. Au! Dai, Roma, dai. Questo l'apriamo domani, però. No, l'apriamo domani perché. Vi posso dire? Cor per ora, con questo abbiamo 5 uova da aprire. Vediamo oggi che cosa, quanti me ne regalano. Io penso almeno 2, dai. Eh no, le voglio aprire domani perché così li apro anche. Oggi è Pasqua, oggi puppa la fava Pasqua, orso. E li apriamo tutti domani, esatto. Dino, sì, sì. Li apriamo tutti domani. Ve l'ho fatto solo vedere per mettervi un po' di curiosità. Ma lo, lo, apriamo, lo apriamo domani. Poi, oh, Guarda qua! Il Legion Go, 800 sbirulini di Legion Go, eh. Non è un regalo però. Cioè, sì, in verità sì, me l'ha regalato Lenovo, ma era quello che avevo prestato al fazzone. Che cos'è? È come uno Steam Deck, ma con Windows 11 sopra. L'avevo prestato al fazzone e me l'ha riportato. Poi. Allora, passiamo a due regali. Allora, ragazzi, passiamo al regalo di eh, Blaine, che è qua in chat, e Zazzone che starà dormendo. Perché Zazzone ha fatto da corriere per un regalo di Blaine. Ok, allora, come ho detto prima, praticamente eh, ci sono i pacchetti, cioè Zazzone ha impacchettato tutto, bene, con la carta dei gattini, mi pare questo forse. Scrivendo varie parole, ragazzi. Scrivendo varie parole. Non, quella, non solo quella che c'è su Instagram nella storia. Eh. Altre parole che lasceremo lì. Bene, detto ciò, ehm, detto ciò, eh, beh, ci sono i pacchettini. Eh, imp impacchettati, pacchettini impacchettati. E, e mi dice. Dai, indovina cos'è. Io guardo questo pacco, è un pacco piatto, fino, e io gli dico. È un displayte. Voi direte, che cos'è un displayte se non lo conoscete? È. sono quelle sorte di poster metallici. Banalmente, ok? E. benvenuto nell'anzianità, grazie. Ehm, ok. <ride> allora, io gli dico, è un displayte. E lui mi dice. Non so di cosa tu stia parlando, non so che cosa sia. Vado ad aprire <ride> e sono displayed. <ride> sono due: <ride> uno da parte di Blaine, uno da parte di Zazzone. Allora, uno è questo che non ho capito in che orientamento andrebbe messo. Secondo me va messo così o così. Perché Miles Miles non sta salendo Miles sta cadendo Quindi se Miles cade è così E quindi ci sta l'astronauta al contrario Molto figo Ora vi faccio indovinare Quale ha fatto Blaine e quale ha fatto Zazzone Sta saltando magari No non mi pare proprio cioè, eh, te lo dico. Nel, nel film, dico. L'altro è questo. Pure questo qua fighissimo. No. Oh. Ora questo non so quale. Quale. Come. Non l'ho ancora capito, lo deciderò. Qual è quello di Zazzone e qual è quello di Blaine? Facciamo rosso e blu. Ah no, cioè, aspetta, vabbè. Facciamo di chi è questo. Facciamo così. Di chi è questo? Di chi è questo? Almeno Rosso Blaine, tu dici Runic. Zazone, Blaine, Blaine, Zazone. Zazone Venom. Zazone, Zazone. Zazone rosso. Zazone. Dai, ci avete preso. Zazone. Blaine. Tra l'altro li vorrei attaccare. Io, in giro per caso, ce n'ho solo uno di Displate che mi regalarono Zano e Rebecca e l'ho attaccato nel corridoio. L'unica... l'unica cosa, secondo me, mh, brutta, diciamo, dei Displate, è che una volta che li attacchi... Cioè, è un po' problematica la cosa. perché chi non lo sapesse, sono appunto... come ho detto, sono metallici, no? Questa cosa qua è una calamita. Ok? Ma è una calamita che qua è adesiva, il blu. Lo levi e c'è la colla. E poi c'è la. No? Qual è il punto? È che io una volta che prendo questo l'attacco in un punto. Poi chi lo stacca. O anche se lo stacchi, poi non lo riesci a riattaccare da un'altra parte. E non puoi comprare la calamita così. Dovresti comprare delle. Cioè, non lo so, dovresti trovare. Dov sarebbe da trovare le calamite. Forse, no? No, mattone, grazie mille. Ah, li vendono sul sito, davvero? Ah, ok. Eh, le vorrei, le vorrei attaccare. Dopo... dopo. Dopo li attacco. Poi. Ah! Questo, questo ve lo dico subito. Parlavamo di Zazzone. Zazzone mi ha fatto pure un altro regalo. C'è qualche... Amante dei fumetti Marvel in chat? A parte Akainu, che, che so che è il numero uno. E da Akainu te conosco subito. Pausers. Uh. Off. E ha comprato... Ultimate Spider-Man, che è la nuova collezione uscita che ricomincia da zero. La variante esclusiva italiana... E mo sta pure salendo di prezzo, pensavo un comic gradato. No, vabbè. Però questa qua è un'esclusiva italiana. Le piotte. No, l'ha pagato normale, però. Eh, sono tipo. Stanno finendo. Ma sete con la dita su daticce? Sì, vabbè, ma non è che mi interessi venderlo. Però. No, in verità lo voglio leggere. Cioè, ero curioso di. Leggelo, poi basta guardare le figure, dai Qua ci sarà Spider-Man, Gennaio Poi ci arriva Green Goblin, Jameson Kingpin Bruce Willis Gordon da Batman Mary Jane, i figli di Peter Tutti morti Fatelo autografare. È vero, potrei farlo Potrei farlo È vero In realtà, Squadra è l'unica cosa che non c'è lì dentro. Ma infatti, sfogliando, non l'ho mai visto, sai? Non. non lo vedo. <ride> Però sono, sono curioso. Ho visto quando era uscito in America e. Vi volevo far vedere. Dai, questo ve lo posso far vedere? Ok, sì. Allora, questo qua è il biglietto degli auguri che mi ha fatto Zazzone. Poi, cosa il tuo compleanno essere speciale quanto te E poi Bene Tutto detto ciò ah No No! no, abbiamo dimenticato una cosa. Fammi sentire, se le becche sveglia. Voglio una foto. No, ragazzi, c'è una cosa bellissima. Vabbè, ho scritto su, su WhatsApp, neanche e. Vabbè, poi ve la farò vedere. Però era bellissima. E poi, regalo... ZUKU, Zuku. Antonio, grazie mille per i 10 sabbetti regalati alla community. F, Matsurayashi, Erfio Deleli, Stopperia, Rogue Fiori, Giovi Ravanello, Riki, Lafaina, Stefano. Benvenuti o bentornati nella flotta spaziale. Grazie mille. E... Dicevo, poi regalo di Carlotta. Atrix, che mi ha fatto? Per ora niente. Non mi ha nemmeno fatto vincere al gladiatore che mi meritavo. Spero qualcosa di Harry Potter? No, ma qualcosa per noi. Di gruppo, cioè, Carlotta mi ha regalato tre cose. Allora, questi in verità me l'hanno regalato a quanto sembra i genitori di Carlotta. Calzini di Spider-Man. Io lo continuerò sempre a dire, ragazzi. Se volete farmi un regalo semplice, che va, andate sul sicuro, compratemi i calzini. Ma anti Poi mi ha regalato questo: è il libro delle ricette. Che quindi si possono fare in stream. Dei cattivi della Disney. Ad esempio, queste qua sono le mele avvelenate di Biancaneve. E poi ci sono, vabbè, altre varie ricette a seconda dei vari, eh, dei vari. dei vari film. Penso che ci sia un indice. Sì, ecco qua. Sì, è tutto diviso per colazione, piatti principali, addirittura bevande. Poi alcune, secondo me, nel senso. Magari sono un po'. Diciamo giusto per dargli il nome, che ne so. Questo qua l'hanno chiamato Anastasia Genoveffa. Non è che però nel film ci siano loro che si ubriacano, quindi... Eh, però eh, è comunque carino. Alcune cose poi magari sono un po' più in tema, tipo appunto la mela. E poi mi ha fatto quest'altro regalo, bellissimo, raga. Però non... non ehm... Ecco! Oddio, sì, Carlotta è sveglia! Sì! Sì! Ti <ride> ha regalato felpa di Shrek. E dietro è così. Non ho mai avuto una cosa di Shrek. Bellissimo! Ma che dice of Cringe, brutti clown? Capite niente? Shrek è vita! Non hai visto, Dino? Che aspetta. Ok. Come le ci abbatte? È vero, è vero, è vero, c'è pure le ci abbatte, c'è vedere ragione. Ho preso il sapone di Shrek da l'ush. No, devo prenderlo, mattone. Lascia l'ush. lush. Uh, poi... Poi, eh, allora, eh, adesso mancano i regali di Zano e Rebecca, Zano e Rebecca mi hanno fatto due regali, ma uno, adesso metti la storia con la felpa, pantaloni verdi e crocs, guarda i pantaloni verdi mi mancano, però, se, sarebbe da fare, e, cioè in verità ce l'ho verdi, però non verdi Shrek, ce l'ho verdi, ma non verdi Shrek un verde un verde un po' più cioè Shrek tipo così un po' più spento ma e dicevo uh, ah sì Zanarebeka mi hanno fatto due regali ok uno si è rotto ah, però si è rotto un pezzettino hai rotto? No, no, l'abbiamo aperto ed era, era già rotto. Si era rotto nel, nel pacco. Insomma, mi hanno regalato questa bellissima biscottiera. È una biscottiera di Stitch. Ok? E vedete l'angolino in basso a sinistra? Vedete che è, è in diagonale, non è un angolo. Eh, si è spaccato l'angolo. E però eh, l'ho lasciato a casa di Zana e Rebecca. Perché Rebecca ci metteva l'attack e doveva rimanere là senza sballottolarlo. Quindi poi me lo Zubu, prenderò Zubu. insieme alla felpa di Shrek. Buon no, Zubu, sì, è un angolino, non Lunga si vede molto. Zeta, Fiore, però non è solo l'angolo, proprio eh, non so come spiegarvelo. Cioè, nel senso, non è solamente l'angolino, ok? È l'angolo più un pezzo lungo. Quindi un pochino si vede, però mettendolo lì fa niente. Ryuzaki, grazie per i quattro mesetti. Bentornato nella nostra spiaggia. Quando il beep. Barane con Akaino, lui è il boss dei VIP. Non si poteva cambiare. Sì, vabbè, però va bene così. Dino, Cioè... Eh, eh, doveva arrivare rotto, evidentemente. Doveva arrivare rotto. Carino. Poi. L'ultimo regalo. Anche questo, Zanna Rebecca. Anche questo, su quello stile là. Ok. Pausers Zogo Zugu, Zugu. Barta, grazie mille per i quattro mesi, ti bentornato nella tè. flotta spaziale. Grazie mille. Pausers Penso che nei prossimi giorni, ragazzi, dovremo farci del tè. Bellissima. Io sono il bambino più felice del mondo. Orribile. Ma guarda che carina. Bellissimo. E mo' ecco, l'ho tirati tutti fuori. Mo' me li metto in testa. Dopo li devo sistemare. Quasi inquietante quanto il poo dell'horror. No, il poo del roller, un po' di più. Non è consigliato regalare ceramica ad un bambino. <ride> Ma invece? Mi avete chiesto prima, se non me lo dimentico. Ah no, vabbè. Quando è che vogliamo fare il tour? Dai, tra un po' andiamo a fare il tour della casa. Di cosa? Della casa? Tra un po'. Di nuovo. È aggiornata. Dopo tre mesi è cambiata. È molto più ordinata e molto più carina. Ah anzi, no, prima, infatti, prima ci apriamo un attimo il vecchio tour. Schippiamo un po' avanti per vedere i punti fondamentali della casa e vediamo come è cambiato. È cambiato da dicembre. Eh oh! È cambiato, è cambiato. Sì. Zuku zuku. Totti, grazie mille per i 5 mesetti. Bentornato nella flotta spaziale, grazie mille. Si vede come hai sistemato? Oh, vabbè, ma Pettiniamo le bambole allora, eh. Cioè, eh. <ride> Ok, godo, nessuno ti ha preso il mio per ora, eh. Oggi comunque siamo in stream. Io vi direi un'altra oretta e mezza, ok? Eh, io vorrei fare il tour della casa, e eh. avevo pensato. Non so. Vediamo la whisper challenge di Gabbo. Quanto tempo dura. Gabbo. Ah, Dura 17 minuti. Male che va, la facciamo durare mezz'ora. Tanto quando si mette pausa. Quindi si può vedere anche abbastanza velocemente, secondo me. Xbox, grazie per i 23 mesetti. Bentornato nella flotta spaziale. Niente maratona di compleanno. No, quest'anno, ragazzi, niente. Niente, niente maratona di compleanno. Io la. la cioè, idealmente l'avevo un pochino pensato, ok? Mi sarebbe piaciuto farlo. E. Eh, curva, dipende come sono stati dati i video. Gli altri sono stati. cioè, quelli di Dread e Ron, sono stati fatti bene. E. Dicevo, la volevo organizzare, però qual era il punto? È che tra le varie persone io volevo che ci fosse anche Zano, ok? Ma come vi avevo detto, eh, dato che non se la sentiva ancora di, di uscire di venire qua, allora det cioè ho detto: Vabbè, fa niente, e festeggiamo tra noi tranquillamente e basta. Eh, magari il prossimo anno tornerà la, la maratona di compleanno. E... Vedremo. Eccolo, di là ci siamo fatti il culo per fissare audio. Eccetera. Sì, ma infatti, somme, Ron. Ron e, ehm... e Dread l'hanno fatto. Cioè, voi, Beh, voi e Dread. È uscito, è, uscito, è uscito bene. Quello di Gabbo non lo so. Non l'ho ancora, ancora visto. Quello di Mollu sì, è un bel, un bel casotto. Eh, ah, tra l'altro il mio video è pronto, ragazzi, eh. Il mio primo video dei due registrati è pronto, eh. Non l'ho ancora visto. Eh, però ve lo pubblicherò. Devo sentire gli altri. Perché comunque ci siamo organizzati con una sorta di calendario per non. Eh? Zugu, Mi direi, ehm, Buona Pasqua. Assi buon compleanno di Lufra. O alla fine di questa settimana, che arriva, e, o la settimana dopo. Sì sì fatto bene, curva. Shadow, grazie per i 21 mesetti. Bentornato nella flotta spaziale. Ah, ok, non facciamo carburare questo trenino. Eh? Il trenino del compleanno. Cioè, livello 77, minimo. <ride> Ma dove stava questa cosa? Su Tangia? <ride> zuku Zuku Urba, Grazie per i 5 sabetti deglati dalla community, Zachire, Davi, Daniele, Lorenzo, Oppi. Benvenuti e bentornati nella flotta spaziale. Drago Quest, Grazie per i 10 mesetti. Bentornato nella flotta spaziale, Zuku. Trenino. Oh, guarda. Oh, dai, facciamola. Allunghiamolo, Facciamola farburare questo trenino. Mettiamo delle carrozze! Non volete salire a bordo? Vi state privando di questa cosa? Zucu, cioè, Rooney, grazie per i 5 cinque... Vediamo come, come compaiono, io non l'ho mai visto. Ah, mi sa che è il massimo. Non, non ci ho mai fatto caso a quanto era lungo il treno. Dopo un po' non compaiono, però ci sta Rooney. Ah no, ci sta chi paga. C'è ci cioè, curva. Eh, ci sta chi paga. Non chi riceve il sub-regalo, ecco perché. Ah, ok. Runi, grazie per i 5 sabetti regalo. Il padre Pio, Nico, Erte, Matti e Shout. Benvenuti e bentornati nella flotta spaziale. Tocca sborsare. Che livello siamo? Livello 4. Dai, almeno, livello 10. Su. 4 minuti e 38. Vabbè, però, ho capito. Pensavo li considerasse di Nook come, come sabbia. Invece, no, no, ho capito. Ho capito le, le, il, il. ragionamento. E, dicevo. Ah, no, niente. Vabbè, tra, penso nelle prossime due settimane ve la faccio. Eh, ve, la faccio ve la faccio uscire. E, e, boh, volevo dire un'altra cosa, però me la sono. Cos'è che stavamo dicendo, scusate? Poi sono arrivati un po' di sabbetti, mi sono un attimo perso. Volevo essere io al comando del treno e No Ryuzaki È vero tu sei su so Eh sai perché sei là? Eh, perché le nuove um, Le nuove carrozze le aggiunge qua Tipo mi pare Capito? Quindi tu in verità eri il primo Perché della prima carrozza sei il primo Però Zugu Zugu. Guarda e eh, vedi L'aggiunta qua è al con... Sì, è un po' strano eh... Levis, grazie per il sabbettere con Alessio. Alessio, bentornato nella flotta spaziale Hanno messo il livello 100 su che ci arriviamo No, è impossibile, prof Non lo so quale sia stato Ecco, questa è una cosa tiltante Io non posso, ma manco voi Cioè, nessuno può vedere la, la, la statistica ehm, di, di qual è il Qual è il nostro record di treno Questa cosa mi dà veramente fastidio Blaine, grazie per 300 bits. Non so se ti rimette. Blaine, ah sì, ti ha messo qua, è vero, scusami. Ah, lo, dove lo vedete? Perché... Dove lo vedete voi? Ah, re, ah cliccando. Record assoluto del canale 63% a livello 12. Ah, ok. Sarebbe carina la data, però. Sarebbe carino la data. Secondo me è stato sicuramente... E poi basta. E secondo me è, o, o la... o un altro compleanno. oppure quando uscirà il trailer di Spider-Man. Però non vedo motivo per ricevere tanti sub durante il trailer di Spider-Man. Quindi secondo me... Natale? No, secondo me è compleanno. Eh. Secondo me è compleanno, però non è il 2023, secondo me è il 2022, secondo me è il 2022, a memoria 2022, penso eh, io mi ricordo un compleanno con il vecchio trano che era più di quello, ah sì perché può essere che è vero Ale, perché io penso, che ne so, fai caso, butto un numero, fai caso eravamo arrivati a livello del trano, del, livello trano 27? Mi sa che lo hanno ribilanciato Cioè quel 27 adesso corrisponde al 12 Tipo una cosa del genere Tu stai dicendo? No Non lo so allora che cosa stai zucu, dicendo zucu. Levis grazie per il sapetto a Ginghi Ginghi bentornata nella flotta spaziale Era modalità facile una volta Ma sì ma guarda che io non ho mai messo una modalità difficile eh? Cioè Onestamente eh, non, Ora non so dove si veda Partner forse Recompensa spettatori? No. Monetizzazione, secondo me. Hit cheering. Numero... Treno? Attiva il tif... No, treno... Bo... I train... Sì, la modalità è ci sta facile, media, difficile, molto difficile folle. Per, per fare un livello... Eh, ci dovrebbero essere... Per fare un livello... Ma non li hanno aggiornati. Cioè, boh, è sempre così, boh. Per fare, per fare un livello mi dice che ci vogliono 4 abbonamenti e 1600 bit o, o 1600 bit, boh. Se lo mettessi a, a media sarebbe... 2.000 bit ha difficile 6 abbonamenti e 3.000 bit molto difficile 10 abbonamenti e 5.000 bit folle 20 abbonamenti e 10.000 bit per fare un livello ciao trenino ciuf ciuf dove va il treno andato via <ride> levis grazie sicuro. per il sabretto che mi prof. prof ben tornato nella flotta spaziale per il qualo i prima il treno arrivava solo al 5 aumentava solo la percentuale Ah, ecco cos'era anto ecco è vero Che vi dirò A me quasi piaceva di più, eh A me quasi piaceva E io mi ricordo che ci avevamo il... Forse avevamo fatto il treno livello 5 Al 1300% secondo me 56 mesetti, professore E si gode 56 mesi regalati? No, non è vero Non è vero, non è vero Il prof mi ha comprato casa <ride> però sì sì è vero era era, era così secondo me dovrebbe, ess dovrebbe essere un unico bilanciamento per tutti non così che alimenti i confronti tra streamer non ho capito la frase Gabs la gente era più in grado a superare il livello e la percentuale tu dici Manu piuttosto che il livello in più a me piaceva di più la percentuale se intendi quello. Comunque, boh, i confronti ci saranno sempre. Semplicemente, cioè, per dire, <ride> eh, non lo so quanto sia il record di Gianmarco, no? Butto un numero: livello 50, non lo so. Eh, per dire, io ci arrivo più facilmente a livello 50, ma perché c'è la difficoltà più bassa. Quindi, in verità, il confronto. È pure stupido perché non sai qual è la difficoltà dello streamer. Ah, ce l'ha pure lui, è facile. Ah, ok. Per il compleanno cambiamo il sub goal in una nuova 12 ore estendibile? No. <ride> no, non penso. Non penso di farlo. No, no, no. <ride> non credo. Okay, no, maratona. È quello che intendo, una difficoltà unica farebbe un confronto più universale. Ah, sì, sì, ok, quello intendi. Concordo con te, Gabs, allora per quello. Pure secondo me non dovrebbe esserci questa differenza di, di chi lo mette con una difficoltà e chi lo mette con l'altra. Per me ci dovrebbe essere il treno. Fine. Il record italiano attuale è quello di Mure dal 41 tipo. A modalità facile. Ok. Carino, però... Non lo so, a me piaceva la percentuale infinita. E eh. Eh vabbè, Manu, parola l'avrà fatto durante la maratona, quella, là, no, quella di beneficenza pure, cioè. Ah, ce l'ha difficile? Ah, boh, può essere. Hai appena visto la macchina di Nashira? Hai visto, Runic? Ti è venuta la pelle d'oca, hai visto? Infatti, prossima settimana, quando, quando facciamo la stream con lei, ne parliamo, eh. Fammi fare screen. Però non dite niente, eh. Cioè... Non dite che poi tocca parlarne. Allora, Nashira. Facciamo subito screen. Fatto screen. Facci vedere. Io non lo so che cosa ha fatto, ragazzi. Ma poi scusate, quelle sono sigarette. Tocca rimproverarla, eh. Però fate finta di niente, cioè, tra qualche giorno. Quando è che facciamo la stream con lei? Mi sa, domenica prossima, quindi, in verità tra una settimana, ieri aveva pure detto. Lo aveva pure detto ieri nella sua stream. Una cosa orribile butta le sigarette lì per non buttarle fuori dal finestrino. Allora, ok, è una cosa molto carina, ci sta, ma io credo che ci possa essere il posto cenere dentro la macchina, no? Io ce l'ho, io c'ho il posto cenere dentro la macchina. <ride> <ride> ah, tra l'altro, ragazzi, volete sapere l'ultimissima, di cui non mi interessa niente? Ieri ho fatto un upgrade alla mia Panda. Ieri ho fatto un upgrade tosta alla mia Panda. Adesso c'ho Alexa dentro la macchina. Io gli dico "Alexa, accendi l'auto". E lei ti dice "Puppa". <ride> ovviamente non può farlo, è semplicemente per mettere la musica. Intanto, però almeno lo posso fare con la voce, è Il motore che sta per scoppiare tu ci hai messo Alexa? Sì, l'hai attaccato dove? È col Jack, con l'Aux. Eh, C'ho la radio con l'ingresso, Aux è attaccato là. Si alimenta dal, dall'accendisare, accendere sigarette. Ora vale 10K in più. Eh, ma tra un po'. Eh Io Tra un po'. Io non posso andare a casa di mio papà. Se io voglio andare a casa di mio papà, non posso andarci con la mia macchina. Perché è troppo vecchia. È, 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 è le, perché tra un po' a Roma cambiano tipo le: eh, diciamo le zone un po' più verdi, no? Cioè per l'inquinamento e tutto. E, e non, può, non può entrarci. Che Euro è, mi sa che è Euro 3. Eh, ma c'ha. Penso che c'abbia 20 anni, eh. benzina, sì, sì. Quanti chilometri? Ma ce n'avrà tipo 280.000 chilometri. Era era la macchina eh, diciamo del mio zio di secondo grado, tipo non lo so, comunque la macchina del fratello di mio nonno. Ok. E prozio, ok. La cosa divertente è che, se hai un'auto d'epoca che inquina più di Gesù Cristo, ma essendo d'epoca, può andare ovunque. Eh sì, perché è un. Ma infatti, se ci pensi, tra un po', curva, scusami. Ma il mio pandino, no? Tra cent'anni non sarà un'auto d'epoca? Eh, che cazzo. Ma sì. Facca solo sopravvivere per altri cent'anni di vita, dai. Ma dopo trent'anni? Dopo vinti? Ma che state dicendo? Dopo soli vent'anni diventa un'auto d'epoca? Ma la mia panda quasi ce l'ha Tu sì, ce ne ha 20, eh. Dopo 20 interesse storico 30 epoca. Vabbè, allora si conserva. La metto in garage. Faccio il museo, faccio lo zucco museo. E che ce fai? La guardo. Il veicolo deve essere stato prodotto per lo meno 30 anni prima della sua iscrizione al registro ASI. Ah, sì. Le vetture diventano storiche invece dopo 20 anni di età. Ok, la zona 27 Shadow. Com'è andato lo gelato ieri, Sha? Sta a posto? Si vende? Fa caldo? Si produce? Non paghi più il bollo e quasi nulla di assicurazione. Eh oh, buono. Ok, poggers. Si produce. Shank ha un'auto americana d'epoca. Ma che dici, davvero? Shank secondo me l'uomo più ricco della terra. Io penso che sia così. Io penso che Gianco sia l'uomo più ricco della terra. Sì. Non ci vuole dire il modello. Chissà perché. Comunque per il discorso della circolazione a Roma dipende pure dalla residenza. Certo, però io non sono residente dove abita mio papà, io sono residente dove abito io. Eh, fu allora, forse, con il fatto che ci abita mio papà, allora io ci posso andare per quel motivo là, ok? Eh... Però... Oh. Eh... oh, sì, sì, funziona così, Marco. E lo dice anche curvo, funziona, funziona così. Ci, ci, dei livelli, per alcuni livelli di parentela molto stretti, cioè che ne so. Beh, se tu mi dici lo zio di quattordicesimo grado, no. Però, tipo, i genitori, capito? Magari i fratelli, sorelle, cose molto, la nonna, non lo so. Cose molto strette, ci puoi andare. Non so in base bene a quale criterio, cioè, però, ehm. Ah, tu dici che è per quello. Paolo. Ah, può essere. Non lo so. Vabbè, comunque sì, prima o poi la dovrò cambiare la macchina. Eh. A me piacerebbe una macchina elettrica. Però c'è da dire anche che a Roma. Eh, cioè, le, le colonnine elettriche. Mm. <ride> Ci sono, ma mm. e quindi semmai è, è, è meglio una ibrida. E... Poi. Eh, mio papà voleva cambiare macchina. E ha detto: Magari ti do la mia. Lui ha una, una lancia Y ibrida. Che ha tipo 3 anni, 4 anni. Cioè l'ha comprata tipo. Non mi ricordo. Con quelle cose nuove che ci sono. Sempre a scrocco. Vabbè, dai, Bla brutta. Vabbè, oh meglio di niente. Un po' le colonie, un po' di colonie che elettriche. Poi scusa il garage, metti la colonia in garage a sto punto, dato che quel garage è inutile. Si, curva, se si potesse fare così. Io vorrei fare così, assolutamente sì. Ehm, ma il mio è un garage condominiale, quindi boh, bisogna sempre chiedere qualcosa. Non lo so, io lo farei assolutamente. Io se dovessi scegliere di comprarmi la macchina io la comprerei elettrica e 100% ma anche perché a parte che per quel che ci faccio mi va benissimo e come seconda cosa ehm, ormai comunque le macchine elettriche fanno anche cioè fanno anche tanta strada se proprio dovessi fare un viaggio l elettrica per quale motivo? ma ah, semplicemente per, per l'inquinamento eh per me non... Può fare comunque io il vicino di fronte Che alla Tesla si è fatto mettere il coso in garage Anche se è si, Sì no ma sicuramente si può fare Però penso che bisogna chiedere qualcosa Sì per l'elettricità a mano Perché lui dici sì l'elettricità è pulita Ma dipende come viene Come viene creata quell'elettricità Vabbè però cioè allora, ragazzi, vogliamo parlare di queste cazzo di canzoni? Parliamo di queste cazzo di canzoni di merda, no? Perché? Allora, io adesso non riesco a trovarlo, ok? È l'ino della Juve, poteva essere l'inno pure di Topolino. No, di Topolino non mi sarebbe piaciuto. Allora, avete presente che su Spotify? Per chi non avesse Spotify, su Spotify ci sono i Daily Mix. Che cosa sono i Daily Mix? Sono delle playlist che Spotify. Maestro, grazie per i 50 Sabetti regalo. Grazie mille. E mo come li prendo tutti i nomi, ragazzi? Non li so prendere perché qua il coso non me li fa più vedere. Grazie mille. Benvenu benvenuti e o bentornati e tutti nella. Nella flotta spaziale. Eh, sono scomparsi. Sono, sono scomparsi. Sono scomparsi i nomi. Grazie mille, maestro. E... Mi sono perso. Eh, sto cosa mi sa che continuerà all'infinito, eh? Le, fa le farà per ogni sub. Il counter mi sa che si aggiornerà tra un po'. Questo qua sotto si è aggiornato, credo. Questo qua sopra mi sa di no. Perché comunque non sono manco 50. Credo che li aggiunga tra un po'. Boh. Non c'è un alert per i 50 Perché non l'avete sentito L'alert Sì sì me l'ha già fatti Questa mattina Gli auguri stanotte Ci stava scritto 25 Però il suono era giusto Cioè il suono erano gli Avengers Vero alert che bestemmi scam Mai fatta questa cosa E se mai l'avessi fatta Sarebbe solo a 100 sub Perfetto, tocca fare una IRL. Ci sta. <ride> e... Francesco Negro. Io non ho mai capito che cosa è successo al file audio di questo alert. Boh. Grazie mille per i quattro sabbetti regalo. Ragnar, Kate, Tequila e Ale, benvenuti o bentornati nella flotta spaziale. Dinuk! Zugu Zugu. Grazie per gli altri dieci oltre ai cinque di ieri. Andrea, Recet, Ra Celtic, Mastro, Dani. Albladleroma, Zaborg Zugu, Fury, Zugu. Mimu, Tutankhamon e Lori. Benvenuti o bentornati nella flotta spaziale. Dinuk. Mi spieghi come cazzo è possibile che tu ti sei beccato gli alert buggati? Zugu Zugu te li fa singoli. Ma solo a te succede che si buggano gli alert. Oh, sempre! A te si buggano sempre gli alert. È assurdo, Zugu, Zugu. Poi alla fine dei 10 singoli, ti farà quello complessivo da 10. Oh, te o la, no? L'ha impostato tu. Dici per Dino che gliel'ho messo male? Solo a lui. Sì, esatto, curva. Solo a lui è capitato. Guarda, adesso quando finisce, l'ultimo chi era qua Zukuzuku. L'ultima è Lori. Ok, ne mancano ancora un po'. È incredibile, Zukuzuku. <ride> è vero. Quest'anno siamo zompati il gioco della bomba. Zugu, Devo zugu. godere. È vero, Marto lo siamo zompato. Però stanno dando questa cosa che, che avete scritto. Nella classifica di chi ha donato i sub non c'è il maestro. Ed ecco zugu, perché zugu. non ci sono i, i sub qua. Non li ha considerati. Zugu Zugu. Ma sto numero è aumentato grazie, grazie a quelli che ha fatto. Sì, penso di sì. ZUKU ZUKU augura <ride> vedi questo è quello, era quello giusto di Inuk <ride> Ditti, io vado a pranzo dal mio babbo ancora quello, buona pasqua ciao fra auguri cioè, cazzo chi ti schioppa oh ho fa culo buon pranzo a me twitch oggi twitch ogni 5 minuti mi dà errore 1000 e mi interrompe la live ah boh a me dice tutto a posto fortunatamente sì. 0 eh, 0 pacchetti pure a te luca che operatore avete? comunque dicevo team luca e mi sa, mi sa anche manual team a memoria eh. calle grazie per il sabbetto bentornato secondo me nella flotta spaziale però mi dice benvenuto Ha cambiato account? o mi confondo con un altro calle grazie mille comunque e dicevo, avete presente i daily mix di Spotify? Che sono queste playlist in cui eh, Spotify ti fa ogni giorno delle playlist in base ai tuoi gusti. Ok? E è a posto. Che cosa succede per colpa vostra che mettete sempre i cazzo di inni delle squadre di calcio? Forza Roma, forza Lazio, forza Juve, forza Inter. Io mi sono ritrovato dentro i miei daily mix di Spotify con i consigli giornalieri di che cosa ascoltare. I cazzo di inni calcistici. Cioè, ah, te li sta contando piano piano, dici? Oh, io non li vedo, ma più che altro è questo numero che secondo me è sbagliato. Perché questo è giusto, ma perché questo è di Twitch. Questo che è Stream Elements... sta salendo questo? Ah, sì, sì. E eh, allora sì, e nella classifica? Io non lo vedo. Boh. Ah, lì lì, ok, sì, sì. Nella classifica no, boh. Non penso che sia per il Portogallo, non avrebbe senso. Se ti ricordi sono uno dei ragazzi della GameSuite che fa i vagani come se il stesso anno e stesso giorno Me l'avevi detto, vero Calle? Eh? <ride> Auguri anche a te allora, buon compleanno Dai, facciamo tour della casa? Allora, faccia... allora facciamo, dobbiamo fare queste due cose Tour della casa o Whisper Challenge Qual... Cioè le facciamo entrambe, ma quelle facciamo prima o quelle facciamo dopo Casa Video No, non è vero, curva Whisper Whisper E la Ok La casa e la ciliegina sulla torta della giornata Va bene, dai sono in base ai miei gusti La maggior parte sono canzoni che mi sono piaciute Più quelle nuove Sì, mentalmente, ma Ma non è in base ai miei gusti È in base a quello che mi fate ascoltare voi Perché voi, mettendo, mettendo la roba Casa già vista Sì, però è molto diverso È, è, è piuttosto diverso Anche da come l'ha vista il maestro, in verità è già, già cambiata da come l'ha vista il maestro due settimane fa. Dai, vediamo questa golosa Whisper Challenge. Vediamo un po'. Mamma mia. Ma per quanto tempo andrà avanti, sto coso? Mi sa che <ride> per un bel po', eh. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Sono proprio io, il grande. È, è l'unico e limitabile Gabbo di Square. Oggi siamo qua nella Mela Week Per stai fermo Ah è vero Gabbo è basso tipo Fare un video mai visto Un video inventato Mi sul momento innovativo so. Ovvero La Whisper Challenge Cazzo uh -huh. quanto ho urlato io, io Ovviamente ho partecipato a questi video Nel corso degli anni Ma io non l'ho mai fatto Quindi volevo farlo anch'io Per chi non lo sapesse per chi... Red altissimo Ingenuo che fosse appena uscito. da Sì, lui. allora, io non lo so sinceramente chi è che si è inventato questo nome. Mela Wick, non lo so chi è che se l'ha inventato. A me un po' puzza. Eh. Però De... mi se non sbaglio, Delui e Gabbo lo dicono. E quindi, ok, <ride> però. Boh. Pause, padre. La Whisper Challenge. Come ti. Funziona che il concorrente, in questo caso JTaz, ha la musica a pieno volume nelle orecchie. e Io cercherò di dire le frasi. Ah, io stavo ascoltando. Vediamo se è in grado cosa stavo ascoltando. il senso compiuto, e lui dovrà indovinarla, ok? Immagino che quindi si vada a ruotare su tu tuberai sì, qua. Esattamente, adesso si ruota e io incomincerò a. Ma dire... ah, perché su me, Gabbo su me è bassissimo perché, allora, o non ha messo la traccia audio del suo microfono ed è un clown, e perché la sua voce arriva dagli altri microfoni, secondo me. Qualcosa. Io sarò il DJ per tutti. Sì. Sta sì. ah, <ride> so così. Allora, siamo a Ragazzi, ma io sto solo a sinistra. Ah, Sta <ride> so so così. Allora, siamo È tipo una voce che va solo a sinistra. Alcuni solo a sinistra, alcuni solo a destra. Gabbo di Squared, la 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 la, la Gabbo di Squared, la 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 la, la. questo l'ha editato lui eh, non si può dare la scusa a nessuno, l'ha editato Gabbo di Squared, con le sue manine pelose, ok, quindi... È rarissima. No, non è la di Leo... Ma è la prima volta che la prende questa forma. Sì, sì, la... sì sono tre geni. La... La... Ma lo so. Eh, raga, allora andare. se state con le cuffiette ovviamente vi consiglio di metterle entrambe perché io sento un po' di qua, un po' di là... eh... fare le cose e che fa la... lui? Allora... Tipo, sì, sì, allora. tre è solo di qua. Secondo episodio. Sì, ripeti? Ah, dai la like secondo episodio, eh, mi raccomando. È un po' sì, bravo, cazzo. Il compleanno di Mare l'8. Eh, il compleanno di qualcuno è a ottobre. L'8 ottobre? Otto il Come compleanno sono? di Marra è l'8 ottobre? Otto il compleanno di Mario è l'8 ottobre. Otto il compleanno di Marco è l'8 ottobre. Otto il compleanno di Mario è l'8 ottobre. Otto di Mario, ma, di Romano. Pro player. Ma, no, ma non è il compleanno di Mario. Marco. Mario. Il compleanno di Marco è l'8 ottobre. Otto Mario, Mario. Mario. Okay. Il compleanno di Mario è l'8 ottobre. Otto e eh, io sono io sono bravo a leggere il labiale, cioè dipende, boh, mi piace. È fortissimo, No, vabbè, è fortissimo. Vabbè, vabbè, vabbè. no vabbè. finché non sbaglia. Ma no, 30 secondi 30 secondi, ok. Dopo forse no, non lo so. Quando eh, eh, Che no. no. cosa stavo ascoltando secondo voi, ragazzi, nelle mie cuffiette a palla esatto? Eh, club dopo non erano i club dopo. Mamma Anna Lisa Qualcuno muore di infarto no. Allora, mi, è, mi spieghi qualcosa, per esempio, Polina muore all'inferno <ride> Qualcuno muore di infarto E chi è? Chi è? Eh, non lo so sto cazzo oh! Come stai? Molto bene, grazie Polia oh, okay. <ride> Ti scopato? Hai zoomato? Su che cosa? Hai scopato, dico, cioè, nel senso, no, l'ultima no, volta no. che hai scopato, quando non è stato? Non oggi, perché sarebbe stato un problema per te, scoparti Ti piacerebbe di più prendere nel culo Ti piace leccare? Ti piacerebbe di più prendere, Ma è altissimo nel Ti piacerebbe culo, di più pre metterlo? Prendere nel culo una zucchina o il sellino nel culo? Una zucchina o il sellino di una bicicletta? Sfirtare sui cani. <ride> <ride> boh, come cazzo? Vabbè, lasciamo stare, ok, no, Lascia, lasciamo, lasciamo stare, stare <ride> lasciamo stare. So che sei razzista. Sei un assassino. È buon per te. Come mai sei razzista? <ride> <ride> hai delle preferenze ah, rispetto a qualche tra... razza. Guarda, le luci sui mic, l'unico attivo è quello di thread, mi sa. Ci sta Ludovico. Immagino che tu ce li abbia a casa questi microfoni da 200 euro e tu sappia le lucine che cosa vanno a identificare, vero? Mannina del gaucio. Ci sta! Salutovi! Ah, ci sta! Sono tutti accesi, hanno tutti registrato e dopo diventano rosse. No, sono microfoni diversi. Questi qua sono microfoni della RODE e hanno due lucine blu. Se sono accese, a posto. Altri microfoni. Hanno una lucina tipo verde e una lucina rossa. L'importante è che sia accesa quella verde, quella rossa poco importa. E... Hanno tutti registrato l'audio. Dipende ragazzi, Gabbo che cosa ha fatto in fase di editing con l'audio. Perché a prescindere da un microfono spento o un microfono acceso, che comunque non è così perché sono tutti accesi, qualcosa di sbagliato c'è. Perché Dredd è solo a sinistra, Dredd è altissimo rispetto agli altri, è un po' spanculato. Ho capito solo Alessia Lanza. <ride> oh, <ride> Quale comunque? Più o tu meno, tu più, tu più tu o tu meno, odi le donne, odi le donne, sì o no? Ho detto? Sì o no, odi le oh, donne. Oh, raga, ma sono due blu, non so verdi. Ragazzi, sono quelli che uso io in stream per fare la cucina. Sono blu clown, che verdi? Questi qua sono i miei. No, questi qua sono quelli di dread, ma sono quali ai miei. Non capisco un caso. Sì o no? Odi le donne? Non lo so. E poi, cioè, se proprio siete curiosi, allora. Que quello di dread, che è anche il mio, due lucine blu, e basta. Questo qua, invece, basta che abbia la lucina verde, ok? E praticamente i microfoni trasmettono alle videocamere, sia quello di Dread che questo qua così. Ma in più, questo qua, per quanto secondo me... Io, cioè, mi, mi piace di meno, diciamo, preferisco quelli della Rode, ma per la marca, perché, capito, è un po' un classicone. Questi qua comunque sono buoni. Il rosso che cosa fa? Il rosso registra... Anche qua dentro, tipo, ci sta una memoria. e registra direttamente dentro al microfono, pure. Se tra proprio siete curiosi di questa cosa. Però, finché la luce verde qua. Finché la luce verde è accesa, questo funziona. Finché su quello di thread le luci blu sono accese, funzionano. Basta, è semplicemente una questione di come è stato editato. No. Ho detto: Sì o no? Odi le donne? Non capisco un caso. Sì o no, odi le donne? Non lo so. Co... <ride> come Come mai? Non ne ho la più pallida idea. Ma ti è mai capitato di odiare una donna? Hai mai chiamato una donna? No, odiarla, la odi? Odi il condanna, genere... Odi... Condanna? Io sono Chris Brown. Hai qualcosa oh. contro i napoletani? Non ho mai avuto una condanna. <ride> Qual è, secondo te, il... Qual è, secondo te? Eh, allora, qua c'è stata questa differenza, Zappa. Tu hai fatto una giusta domanda alla challenge. La rispondere alle domande o ripetere le frasi? me sono perso. Allora, il primo round, che è quello mio e di Gabbo, eh, è... Ehm, ripetere le frasi. Ok. Ripetere le frasi. Poi io propongo: Dico: Ma secondo me sapete che è più bello continuare le frasi? E infatti il video a un certo punto cambia. Cioè qua è già cambiato. Anche perché penso che ci sia un round tagliato, ragazzi. È certo che rispondere alle domande è stato più divertente. Ehm, cioè c'è stato un round tagliato spoiler. Ma ah, non è stato detto. No, no, ma c'è un round tagliato. Non lo so perché. C'è il round perché teoricamente, come facevamo? Qua vedete, stavamo seduti. Noi giravamo, ruotavamo. Quindi, che faceva? Deluxe andava qua. Gabbo andava qua. Io andavo qua. Però, dopo questo round, qui Ci sono direttamente loro due. Quindi, non c'è il round in cui Gabbo sta qua e Delu sta qua. C'è direttamente Delu Dread. Perché non lo so. Troll no, culo. A e qualche ho, razza Ho capito Sei un assassino No, no Odiarla Rogarsi Non essere <ride> razzisti Il miglior Ma bella, Per non essere razzisti Il miglior modo Il miglior modo ah, Stringergli la mano Ma odi le donne Tutto ok Tutto ok Se accendo Quello era il microfono di 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 Mollo Ma che gli è successo La luce Sei certo che... Que... Si accendo Che cos'era La luce sei certo che non sborri? Se accendo o spengo la luce cambia qualcosa? Se esci? Non ho capito. Ti sei mai infilato nel culo un dito? Stiamo andando a... Ti sei mai infilato nel culo un dito? A Ferragosto. La tua fidanzata? La a Ferragosto. Basistas, Ti ha mai infilato un dito nel culo? Presidente? Boh. L'avrà montata qualcuno. Eh? Montata qualcuno. <ride> no, no, stata, Alice! <ride> Ah, è straordinaria questa situazione. Cioè, lei comunque potrebbe vedere il video eh ma è complesso Curvo, guarda che non sembra però editare l'audio di questi video qua è complesso perché qual è il punto è che cioè, è che se tu metti un microfono che sta nell'ambiente e registra tutti insieme senti un casino ok com'è infatti il video di mollu si sente tutto e quindi bisogna farli con il, con il microfono singolo, che però a loro volta fanno un po' sentire gli altri. Quindi vanno pulito l'audio. Eh, quelli di dread and roll sono usciti perfetti. Non ho dei figli. sei, sei guardi. Non lo dire. Eh, perché era... ciao, ci sei? Dreddone, Bene. Dreddone, prendi prendilo il culo. Dreddone. Dreddo, Dreddone, Dreddone, ti tiro un attimo, ti tiro una testata. Porco Dio, Come ti chiami? Matteo, perfetto, sono venuto di conoscerti Matteo. Come stai? Bene, grazie. Tu come stai? Come va la tua relazione con Michelle? Non ho capito veramente niente, mi spiace, non so rispondere a questa domanda. E il nome di tua madre Mia madre è morta? No! no Caterina! Quando è che hai provato per la prima volta emozioni amorose e Non mm, ho capito solo aborto! Quando non è so. stata la prima volta che tu hai provato dei sentimenti di amore profondo? Quando è stata la prima volta che mia madre ha fatto sesso a no, Bethlehem. no <ride> Te lo giuro, te lo giuro, non lo so Lo sai che in questo momento Nala sta abbagliando? No, no, non ho un pigiama coi pesci <ride> <ride> Lo sai che De Luca dice che sei veramente bello e ti vorrebbe limonare? No, <ride> no, Ma, no. 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 Ma questo è perché sei omofobo Quando sono stato un nano <ride> Ma quindi essendo nano sei anche a volte <ride> Che cosa ne pensi della comunità LGBTQ Il dipinto blu <ride> Eh, che cosa ne pensi? Cosa ci metto? Del blu? Non sono autistico <ride> No <ci metto>. <ride> <ride> Che cosa ne pensi di questa intervista? Ti è piaciuta? Questa mattina non ho mangiato pesce <ride> Grande <ride> Ciao mi senti? Ciao, tutto a posto tu? Due bravi ragazzi, chi ti piace di più di loro? Ah, ecco qua, cambiano le lucine perché il microfono è scarico. L'arancione è tipo un microfono scarico. Non mi piace il cipollotto. <ride> Chi pensi sia il più bello sul divano? Non lo so se lo bomberai sul divano. Chi? Adelu. A riposto però, a riposto Va bene, stavo chiedendogli qualche suggerimento per chiederti qualcosa. Ho capito solo duce. L'hanno nominata cracco? No, se ti scoperesti il nano pelato. Ma solo... io mi sono ricordato delle frasi che, boh, secondo me non... Eh, non, eh, secondo se me sono state tagliate forse. Ti è boh. malato. No, il nano pelato. Ti hanno dato per malato. No, ti scoperesti il nano pelato. Sono solo un drogato. Un trans. Io non schiatto, tu schiatti, pezzo di merda. <ride> eh, non lo so se ci sono dopo? L'hai mai fatto su No, con un trance. Col tasto? Non capisco. Sì, io no, con un trance lo faresti? Sì. Oh, non, no. ho capito, non ho capito comunque, quindi va bene lo stesso. Quanto, eh, vabbè, be Quanto è... è bella la canzone? Eh... Azzerala. Ciao. Come ti definiresti? Ci pensi a fondo, no? Tu cosa pensi di te stesso? Raga, non eh, sì. Sto veramente sei, stai parlando con la bocca chiusa. È veramente difficile. A te piace tenerla aperta, eh. Mangi la pizza. Bello o brutto. Boh. Bello o brutto. È giusto? Bello o brutto? Bello o brutto. Ragazzi, non sapete quanto ci siamo stati dietro al round di Ron. Era impossibile fargli capire una mezza cosa e poi ti urlava contro. Cioè il mio labiale non si sente. Devo capire se buttare nel fiume i belli o i brutti. Oh, ok, va bene, ok. va bene. Chi butti nel chi fiume i belli o i brutti? E chi voglio buttare i belli. No, io non butto nessuno nel fiume. posso chiedere di parlare un po' più lentamente. <ride> <ride> Ragazzi, c'è uno che mi sta urlando allora. Fammi frati un po' più corto, per favore! Tu pensi di prendertela sul personale quando perdi? Sì o no? Dimmi! Eh. Quanto prendi? Sto urlando, raga. Ma è altissima. Quando, quando giochiamo? Tu fai... Tra l'altro, quelle sono le Zugu cuffiette, eh? Quelle sono le fottute Zugu cuffiette. Cioè, non so se mi spiego. Ok, faccio così, mi allungo e non so se mi spiego. Le AirPods, no. No, no, no. Sono le Zugu Pods nuove. È un'anteprima. Vi interesserebbe? Le sto testando un attimo in alfa. L'ho mandata un po' di content creator. Di tutto per vincere. Sì o no? Faccio di tutto per vincere. Sì! <ride> <ride> quindi, quindi dicevamo, tu proprio, fai, pro, di fai di tutto. Faccio di tutto. Anche prenderlo nel culo? L'ho mai preso nel culo? No, 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 no. per vincere. Okay. Per vincere Ma l'ho mai preso culo? nel culo. No. Purtroppo cioè, passava dal non capire niente al capire tutto e quindi poi non, eh, non mi piace. Rispondeva normale. Ma in questo momento, no, fossimo da soli qua, vorresti ciucciarmi le pallone avvicinandoti a me? Facciamo una cosa tue. Ah. Ah, tu Tu vuoi bene al tuo cane? Tu vuoi bene a De Luca? Sì o no? Beh, quasi. Sì, eh. anche se a volte Che cosa faresti a volte? Un bel pugno! Un pugno ogni tanto si sì. Però per essere sicuri, no, al, al tuo cane canista chichina lo daresti, cioè... Un pugno! Si sì. sì. <ride> quando si cioè, proprio quando che, ne so, ti fa la cacchina, no, Fuori dal, dal coso è un calcetto. Anche un calcio! Eh! Si sì. <ride> E ci cai comunque No io, di... io non so che cosa ho detto dopo Curva Io non so che non lo, Io non so Non ce le siamo detti Non ci siamo detti che cosa Che cosa ci hanno chiesto gli altri eh, Quindi io non lo so eh, sì, okay. sì. Però Però eh, Delle volte Lo lanciamo ogni tanto <ride> Dove, Dove lo lanciamo? In strada, no, al strada. strada lo, lo, fai, lo fai no? Dal finestrino Qualche volta lo potremo lanciare. <ride> Chi il eh, non lo, eh, non lo, non lo Viste, infatti, non E quindi siamo tornati qua. Siamo tornati qua, Vado, Titti. Vada, dove dove è discorso, tutto è iniziato? Dove è tutto è iniziato Co il discorso. Balla balla se tua mamma è una puttana. Ciao Gimby, come stai? Stai a posto? Spero tutto bene. Va bene, ecco Gimmi, come stai? Spero tutto a posto. Tutto bene? Spero tutto bene. Più, sì. calma, cosa pensi di fare la mattina per la mi mm, sa che io sono un po' riservato. Vuoi sapere cosa è i dei tuoi figli? Eh. Tocca a Lili, dai, Mavo. No, Lo penso sì, anch'io. <ride> che cazzo ho detto? Cioè, completamente una cosa diversa, ho capito. Tu tutto bene? Saluto a Tu Ma cosa pensi di fare la mattina per quando svegli? Mi sa che io sono un po' riservato. Vuoi sapere cosa è i dei tuoi figli? Eh. Tocca a Lili, dai, Mavo. No, Lo penso sì, anch'io. Allora, <ride> ti piacerebbe avere un drago in casa tua? Un drago o casa mia? Sì. Che sarebbe avere un drago in casa tua? Sì Sesso con un drago? Eh, no. che sarebbe? Eh? Sì o no? Cioè, così oh, A eh, <ride> parte del corpo testi. Ma tutte le parti, va bene, le parti Ma che cazzo vuol dire? Ma che risposta Davvero tutte le parti Tutti. Ma tu hai mai pensato? Io farei sesso con un drago A patto di non morire Sarebbe un'esperienza Puoi mettere E magari esce fuori un, un incrocio Uomo drago C'è il fatto veramente di mettere un dito in culo al gatto? <ride> non lo so <ride> Ma nel caso non mi lo pare. so sono faresti però. Anche due. <ride> Ma tu c'hai un cazzo enorme o un cazzo piccolo? Penso che sia la stessa domanda di prima. Sì, più o meno. Beh, mi pagano. Uh -huh. Che prezzo? Eh, non lo so, me lo devi tu quanto ti fai pagare? Pagano. Quanto ti fai pagare per il tuo cazzone? Un po'. Ma è un cazzone o un cazzetto? Tutte a due Ah è un grower ah, sì. Cazzo Ma tu sei fatto a Roma C'è lo so Sì, sì, sì. Ma hai mai pensato di andare a ciucciare i piedi del Papa Non penso che il du abbia ucciso il Papa Chi lo può uccidere Ciucciare lo può uccidere i padre. piedi del Papa però dai ci sta ciuccio capito Ciudere. Chi può uccidere il Papa? Eh, la capitale della Germania. Boh, il leader della Germania. È stato a Berlino. Mm, forse. Negli anni 40. Uganda. A Berlino ci sei stato negli anni 40. Negli anni 40? Eh, ci sei stato negli anni 40. Ma tu sostenevi il nazismo o no? Trasporto? Ok, ma tu comunque... il Nazismo no? Negli anni 40 a Berlino. Trasporto sì, oh, gli anni 40 a no. Nazismo? Sì, o no? No, eh, ma tu lo sostenevi il nazismo negli anni 40, a Berlino, sì o no? Sì. Hai mai avuto pensieri? Sì. Pensieri molto spiti su tua madre? Beh dai, può capitare. <ride> Beh sì, effettivamente, <ride> può capitare. Spero. E che cosa gli faresti? Mi ciuceresti la fatta? So. Mi ciuceresti le tette e li metteresti ditt uno come al tuo gatto? Poi una o l'altra di ciucceresti di te. Oh, la prima! <ride> come fa il Comunque l'ha fatta, esatto. È un onono? Eh, sì. ah, sì. Anche lui, eh. anche tuo nonno, tuo nonno è rato. Sì, sì, mio meno. <ride> che, che, che è il tuo nonno? È il centro fa, cioè familiare. Sì, 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 sì. Lui è stato negli sì. anni 40 e ha sostenuto Hitler, si. Sì. Ha messo due dita nel quello del gatto, si. E succederebbe le 300. No, ma la risposta come regalano. Non si sentiva niente. Io queste cose non le ho mai sentite. Mai, 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 e eh, si capiscono delle parole, ma cioè se non, a sentirsi non si sentono, dipende da quello che uno capisce col labiale. Il, lo scopo è proprio trarti in inganno e farti dire qualcosa, oh no. a... Ciao, bello, Gubbio. Gubbio. Un Gubbio. Numero, una dieci. No, Gubbio. Gubbio. 1 a 10? No, Gubbio, 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 ovviamente perché? Ognuno sentiva la sua musica? Era sempre in loop. No, la bolla la, la si cambiava. Era, la mia cioè era il mio Spotify. E si mettevano cose diverse. E io mi ero messo a Per le altre, boh, dipende, Franco. Ciao Franco, sono Gabriele Gubbio. Questa sì. sì. okay, è. Okay. 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 Quindi non mangi i bambini domani. No, non credo. <ride> Di solito lo fai, però. Non credo. Come mai? Non mi va. Non li mangi, ma li lanci dal balcone, no. Sto già di no, mi devo ripetere. Ah, ok. Di solito ti caghi addosso ad, a letto? Mi sono cagato addosso. A letto? A Leo? Se caghi addosso a Leo è un problema. A <ride> letto <al> piccolo, sì. È <ride> un eh, viaggio temporale stranissimo. Il paradosso del nonno? Eh, sì, te l'ho detto l'altro giorno. Hai cagato addosso il <ride> tuo figlio? Sì. <ride> Solo a lei o anche a qualcun altro? Oh sì, forse sì. Forse anche addosso a tua moglie? Ah? Anche addosso a tua moglie? Mia moglie? eh? Sì. Sì, a casa mia moglie. Sì, ma anche, anche su di lei. Sì, mi aspetta. <ride> mi aspetta. per no? Eh, però ti aspetta per, per farsi mi cagare addosso. Perché? Eh, mi aspetta, mi, mi aspetta, mi hai detto? Sì. Eh, mi aspetterà mia moglie, sì, spero. Freme che... dalla voglia di vederti. Ah! Freme dalla voglia di vederti. Sì, la voglia di vedermi. Certo, per fare quella cosa. Quella di prima? Sì. Chi è? Mi hai fatto dire che scopo con un'altra? Non l'hai detto, no. Ah? No. Ti piace mangiare i bambini? Mi piace il gioco per bambini, sì. No, non giochi, mangiare. Mangiare? e Mangiare i sì? bambini? No. Perché hai detto che ti piace? Ah, oh, ho detto che mi piaceva mangiare i bambini eh, sì. prima? A cazzo, no, allora no, 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 mi, mi sono sbagliato, ovviamente. Eh, no, scusiamoci perché ah, ok. non mi piace. Oh, ma mi sa che l'ha contati tutti i sabetti del maestro, vero? Penso. No, ma la merda, sì Vabbè, la merda, la merenda, eh? merenda, no, non li mangi. Però ancora non c'è nella classifica. Boh, che cosa strana, bambini. no, non i mangi. i bambini. No, tu non mangi i bambini. No, non li mangi. Ok, okay. ma mangi la merda. Mangia la merenda, sì. le fate a tre con tre persone. Io ho il maglione <ride> pisceresti. Vabbè, intanto si tanto la classifica si è resata domani, quindi diciamo, cambia niente mia No, ah, pisceresti beh. su un senza tetto. Io piscerei su un senza tetto. Un disabile. <ride> ho capito solo disabile, non ho capito pisceresti. no, era giusto, eh, era giusto? Sì. No, non piscerei mai su un disabile. Ok. Quindi di solito Un di TikTok. Grazie, Minostro. Sì. Eh. Uno ah, di TikTok. Chi? Sì, sì. Io... Alessia Lanza No, la seranza no. Ma ti faresti pisciare addosso dalla seranza? Chi? Sì o no? No, sì o no? Sì. Eh, eh, no, 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 no. Da Anna Lisa? Da Aras. Sì. Ma. Anna Lisa, eh, sì o Annalisa mamma. Oh, Leo. No. 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 Uh. Da lei no. <ride> no. 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 no, <ride> no <ride> sì. Gli altri sì. Non, ah, altro. Altro. non so che cosa, fisciare? Sì. No, non pisciare per nessuno. Ma prima Non è un problema. Cosa mi hai fatto dire? Hai detto anche tu delle grandi verità. Anch'io prima non ho preso a caccia e pugni delo, Secondo me. <ride> Aiuto. Che fa? Oddio, gli è passato la forza. Ok. Grazie. Allora, signori questo video è finito qua. So, Letteralmente, il meme, ragazzi. Devi aver presente quel meme. Quel video. Uguale. Mio, grazie mille per i 6 mesetti. Bentornato nella flotta spaziale. Grazie mille. I ragazzi qui che di me non sanno le loro risposte, cioè le risposte a che cosa Neanche io so le mie, quindi toccherà a me sacrificarmi e vedere cosa tagliare e cosa no Sacrificarmi, il suo video <ride> no, <ride> no, sacrificarmi nel... Se, eh, dopo dovranno... Dovrebbe... Insomma, insomma, dovranno vedere... In questi giorni abbiamo fatto video su tutti i canali dei ragazzi qua Tranne quello di Delu Ok, quindi no, Delu no, non, farlo, non farlo, ha fatto no. niente E tra l'altro è un canale che chiuderà a breve Sì, fa... guarda Non passateci non neanche si E disiscri disiscrivetevi <ride> No, ma ho anche deciso di andare a fare un altro lavoro eh, apro ah, l'Olyphans ecco qua che l'hanno rubato oh, l'Olyphans? cioè il cazo è rubato ho fatto il con due zet mi raccomando lasciate mi <ride> piace un e seguitemi, eh vediamo in questi giorni con dei nuovi video soprattutto nei cani degli altri e eh, per ultimo quello di Dell no no oh, io non sì. carico Vabbè. Ciao non ragazzi, so di nulla no. wow. ah, oh. la mia classifica quelli che per ora mi sono piaciuti di più come video anche per magari come sono usciti fuori a livello di video eh, sono sicuramente quello di Ron e quello di Dread per ora Forse Ron perché c'era la cosa della matematica mi è piaciuta molto. Però. Ron, Ron dread. Oh, e Delu ancora non ha pubblicato nulla. Pubblica lunedì. Lui pubblica. Che poi lunedì domani a Pasquetta. Boh, Forse allora mi ricordo male. Comunque, eh... ah, domani pubblico. Il telefono. Okay. La, la postazione qua ci sta, ci siete voi. La, la... Con cosa che ho usato una La postazione era così. Una volta, tipo che ne so, il tipo journal, la campanella. Ok. <ride> vabbè, eh, polveri varie. Quest'altro di qua, invece, è. Ci sono un po' di cavi. Non, non. Se vuoi. Cavivare, vabbè. E co queste e cose bene o male non penso siano, siano uova, cambiate. Le sì, le cose delle uova di Pasqua li conservo. Ah, tutti. ok, ecco. di sì, qua Mi ritengo soddisfatto. Comunque si esce dalla camera. Qua ovviamente ci sono dei capi Che sono quelli che vanno in cucina. Ci sta questo coso. Questo poster. Che poi è una carta regalo in verità. Non è un poster. È una carta regalo della Marvel. Qua ci sta un poster del trono di spade. Uno di Negan. Qua ci sta un oh, coso piano so di roba della scuola che ancora non ho mai cambiato. Questo è un po'. E questo di che tu dicevi: Curva che dovevo aver questo, sistemato. un poster. Di Star Wars, un poster di Harry Potter, un poster di cyberpunk. Questo è un poster mio da piccolino. Questo poster da piccolino, un è un quadro <ride> Bello il muro mangiato. Si, sì, c'è un'infiltrazione d'acqua. C'è un'infiltrazione d'acqua. Come vedete. <ride> c'è un piccolo intoppo. È un work in progress. Sono cose che succedono all'interno. Questo è una tastiera strana. Fotine varie. Oh, aria. Come sei arrivata qua? a spazio. Giorno, sono questo è, questo è il soggiorno di, tutti, di tutte le scatole che abbiamo aperto l'altro giorno. Sono rimasti così. Vabbè, ah, questo che... l'abbiamo fatto il 31 dicembre. Ma dai, avevamo appena fatto la maratona. Era veramente molto più spazio. Era alto, tipo fino a qua. Fate vedere come era prima. Però se voi volete vedere il mare, ah, bisogna andare nella camera da letto. Allora, parliamone un attimo. Parliamone un attimo, ok, parliamone un secondo. Parliamone un secondo. <ride> Faccio un recap <ride> per chi non lo sapesse, fino a poco tempo fa di dormire questo è il letto si lascia così ci sta la cosettina di Dragon Ball Z e si gode poi abbiamo questa sezione qui cominciano a essersi delle scatole ma poi la musica no, horror tipo, tipo ci dei sta di Natale delle cose qua ci sono delle cose qua dei peluche delle scarpe il mio volante la televisione questi sono dei fumetti impacchettati <ride> allora dai, andiamo a vedere cosa e quanto è cambiato ok tre mesi dopo avete fiducia in me Forse non dovreste, nel caso in cui ce l'aveste, no? Fate bene, okay. ok. Mi vedete, mi sentite? Sì, perfetto. Allora, allora, vabbè. Allora, la come dire, la camera qui non è che sia cambiata. Eh, ci sono i monitor. Qui è un attimo più ordinato, cioè. Ci sono queste cosettine che io prendo, tiro fuori quando servono. Il resto le cose della, della stream, ok. Questi sono i regali che abbiamo aperto prima. Dopo li metto a posto. Vabbè, questo è rimasto uguale. Cioè, devo cambiare la scrivania quindi, quando cambierò la scrivania, cambierà. I cavi sono uguali, non ci sta niente. Questi sono i regali che dopo metto a posto. Qua ci sta la roba che ci stava prima forse. No, però c'era l'albero di Natale quando avevamo visto quindi è un po' più forse mezzo pulito ordinato anche se non è ordinato cioè, è rimasto così uguale. Qua ci sta il telegraffi. Che palle che la videocamera fa sta cosa? Aria fa un cazzo farne dormire. <ride> Ma lo avete sentito? Il miao? Aria usa graffio. Si si è sentito. <ride> ok. E vabbè, va. Ho calpestato i display. Stavo cadendo. Dai, ci sta. Come si chiama questa ragazza di gatto? Scottish Fold. Sia Aria che Asoka sono due Scottish Fold. Basta che. Se vai su Instagram e cerchi Aria e Asoka fanno cose, eh, le trovi. Ma non lasciare a terra? No, ma semplicemente stanno qua in mezzo a tutti i regali e perché dopo li voglio attaccare. Poi arriviamo nel corridoio. Andiamo nel corridoio. Qua ci sta sempre, nella camera da letto, c'è sempre l'infiltrazione d'acqua. Questa qua è il mio vecchio letto, è da vendere o da buttare, però l'infiltrazione sta lì, ci fa, ci fa compagnia, è da sistemare, è un po' coperta dal display appunto di Cyberpunk, però a parte ciò... Ho allevato le cose della scuola. C'è cioè tutta la roba del liceo e dell'università. Ho allevato. È comunque un accrocco, però. Dai. L'ho pulita tutta. Dove l'hai messa? L'ho messa in degli scatoloni. Tra l'altro, mi sono comprato questo. Che è il libro che ha disegnato Agnese. E ero, ero, ero curioso di vederlo perché mi piace molto come come stile è arrivato messa ieri ma se non le leggi che le compri a fare guardo le figure ok questo questo è poi vabbè il bagno eh, c'è la finestra aperta qua il bagno non è che ci sia cioè niente ragazzi il bagno dire, non è che sia un bagno chissà quanto bello la cucina eh, la conoscete, qua pulito tutto, ordinato, pescar coso. Boh, devo sistemare della roba, questa qua è lavata, eh? Però. Quante ciotole hanno i gatti? Niente, questa è di, quella di eh, Asoka. E poi in bagno ci sta quella di Aria. Poi, eh, questo è il il soggiorno. Si entra e ci sta quello. E <ride> l'ho appeso io li appenderò tutti a patto che siano un minimo carini li appenderò tutti poi eh, ci sta questa zona qua ci sta questo questo quadro che ho comprato e ora ci sta il riflesso il mio riflesso quindi non si vede in verità molto bene però è la natura che prende il tipo il cioè che prende riprende il controllo del mondo, tipo non lo so, una cosa del genere. Mi piaceva molto. Molto figo. Qua sta la sezione giochi. Mi ricorda un po' della Stovas, pure a me, moltissimo, un mix tra della Stovasi, sono leggenda. E ah, qua ho messo il razzetto che ho comprato da IKEA, se vi ricordate l'abbiamo comprato in stream. Razzetto Vabbè, qua si sono i giochi, un po' di film, tv, qua ci sta la scrittina, buon compleanno, quello già ci stava, qua ci sta Iron Man, vabbè, qua ci sta il tavolo, ci si metterà della roba per oggi per festeggiare, non ci sono più le scatole, non ci sono più le scatole, come bimbi, buon compleanno, eh sì, eh sì, esatto, e qua ci sta il resto, qua ci sta un Super Goku, qua ci sta il kit della pittura. Cosettini... Topolino... <ride> questi qua... <ride> Ripeto... Questi non li ho comprati io eh... Questi qua li ha comprati mio papà... Per sua libera scelta... Mi ha detto... <ride> ho comprato questi palloncini qua... Ho ordinato quelli di Spider-Man e gli Avengers... Ho detto, oh, buoni... Sì, sì... Mi ha pure detto... Guarda... Allora... Al... Super Mario non ci doveva essere... Eh, ce ne doveva essere non mi ricordo quale ehm, ma eh, non era boh, non lo so c'erano problemi con quello là e quindi ci hanno cioè, chiesto quale volevamo e lui ha scelto super mario giuro giuro e vabbè questo questo è, è cioè, se confrontate a come era prima come adesso molto più libero la camera da letto la camera da letto con calma, piedini piedini, piedini piedini, oh! <ride> gatto, gatto super gatto. cos'è il bip? Quale bip? Comunque, camera da letto, è così. Cioè, è ancora, allora, ripeto sempre, premessa di nuovo ogni volta, non ci sono mobili, io non ho comprato ancora nessun mobile da quando ci siamo visti l'ultima volta, va bene? Ancora nessuno. Però il resto della casa si è ordinato un po' di più. Quindi qua è comunque la zona archivio, ma è un po' più ordinata. Ho rifatto il letto. Sotto ci sono delle scatole. Là ci sono delle scatole o dei regali, quelli sono i Funko Pop che abbiamo aperto a Natale. Tutti Funko Pop. Questo per te significa rifare il letto. Sì. Beh, ma anche perché questa coperta è più piccola del letto, quindi non è che puoi fare niente, eh. Come loro lo devo fare? Lo devo stirare. Cioè. <ride> e poi ci stanno quelli Anche quelli sono, è tutta la roba, la, la roba che già, già ci stava. Sono funk pop e statue. No, non è vero. Sono cambiati curba. No, non c'è polvere. Ho rifatto il letto come se fosse un evento. Perché nello scorso video non l'avevo fatto. <ride> e qua ci sono le uova che apriremo domani. Allora oltre a quello Pokémon abbiamo quello di playstation abbiamo quello di star wars abbiamo quello dei me contro te e abbiamo quello delle tartarughe ninja me contro te giga chad guarda l'ho voluto comprare io stavo al supermercato con mia mamma che stavamo comprando le cose per la ricetta di ieri e andiamo nel reparto uova e vado lì volevo comprare quello dei me contro te lei mi dice no, io dico ma tocca supportare i colleghi e lei mi dice ma che supportare ho detto sì, sì sì supportare e alla fine niente l'ho convinta e... e basta Questo è. quello di sto niente, quello di cito non, non l'ho trovato mi prende quello di Dragon Ball eh non lo so quelli della Kinder che magari mi danno, mi danno oggi vediamo eh <ride> E, e basta. Questo, questo è in verità no, c'è anche tutto, però voi perché il terrazzo non l'avete visto. Però il terrazzo è super ordinato rispetto a come era prima, ma non avendo avuto il confronto è un po' inutile. E niente, fine dell'avventura. Ma Ha trovato il suo sponso. sarà ancora una giungla a parte che non l'avete mai visto no? ma poi no è ordinatissimo ci sta pure il divano ci sta il divano sul terrazzo guarda io di solito abbiamo visto mentre ci passavi Eh beh mica da niente eh. ciao Giorgia buon lavoro, Georgia, buon lavoro. Hai spostato il divano sul terrazzo? Sì, c'è un divano sul terrazzo. Allora, praticamente se voi uscite a parte ci sta il suono della giungla, qua, divano, qua ci sta il tavolo. Quella è la cucina. Poi c'è una pianta. Pallone di Super Mario. Un ognomo. Un'altra pianta. Questa è un attimo una zona... Un mix, queste sono le cosettine di aria soga, un, le cose per pulire. E... E basta. Perché il divano... Perché è nero il divano? No, è un po' consumato, semmai. È arancione... Cioè dovrebbe essere tipo un rosso, rosso arancione. Quello, quello è arancione, questo qua è una Cioè, la vera fodera si è consumata e quindi si è messo questo. E io tipo che faccio? Io mi metto qua, sono mio di mano. Ah. E si gode. Mo si rompe, no, no, ah perché ha fatto rumore, no, fa sempre rumore. Proprio c'è, ah. Sì, facciamo la stream così. Io sto qua, poi vabbè, non vi faccio vedere davanti. però qua ci sta il venticello. Ci sta il cielo, ci sono gli uccellini, ci stanno gli alberi. Poi si fare il just chatting così? Sì, si potrebbe assolutamente fare chi mette un divano in terrazzo non capisce nulla secondo me è una gran cosa è, è veramente una gran cosa il divano in terrazzo cioè da quando ce l'ho cioè poi ovvio, ovvio se fa freddo d'inverno, <ride> mi però tipo in questi eh... certo esatto bi bisogna avere solo il, ter il terrazzo ovvio, non ho terrazzo e il giardino eh no infatti, penso di averla vista sul mare preferisco su una foresta quello che vedo io è molto verde. Cioè, le sentite gli uccelli comunque? Questa è una macchina, non è un uccello, però c'erano anche gli uccelli. E io quello che vedo, cioè io sto abbastanza, diciamo, isolato dalla strada in sé per sé. Quindi il mio palazzo, cioè dove, il mio terrazzo, a sinistra vedo un altro, un altro palazzo, che è la cosa che meno mi fa impazzire, però è così. A destra un po' più lontano c'è un altro palazzo, ma davanti è tutto verde perché ci sta il giardino del condominio, poi ci sta la strada e poi ci sta un altro giardino tipo un parco. Poi una strada, ancora un altro parco. E poi, vabbè, palazzi. Faccio vedere la foresta dei varioli non è la foresta dei varioli No, no, no. Non è, non è la foresta dei paroli. Però molto mi piace. Poi vabbè, mo è. È ancora un po' invernino, quindi ci sono gli alberi spogli. Tipo, c'è un albero. C'è un albero qua davanti che c'ha sempre un nido. Tipo, c'è l'albero nido. Inquadra scusa. Sì, metto anche Google Maps eh, Lorenz, che ne pensi? Um, ehm. Come si chiama? Ci sta sempre quest'albero, tra virgolette, vuoto, cioè non vuoto. Un albero che muoio spoglio, ma c'ha sempre sopra 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 il... Eh, un nido degli uccelli. E basta. Comunque si sentono gli uccelli, vero? Cioè voi lo sentite tutto questo? Li sentite gli uccellini? Pio, Pio. Sono i pappagallini! La polizia... Pappagalli! Sì, a Roma sono i pappagalli... i pappagalli gialli. Sono quelli che sono scappati dallo zoo. Roma è piena di pappagallini in giro per Roma. E io ce l'avevo sia vicino al liceo che qua dentro il giardino di casa. Anni e anni fa sono scappati dal, dallo zoo di Roma. E, e si sono moltiplicati in giro per la città <ride> penso che quelli sono morti sì vabbè magari quelli che sono scappati sono morti però un grazie comunque mi piace uscire sul terrazzo è famosa la strada di Pocca Roma sì sì esatto esatto è famoso cioè basta boh, un minimo non lo so ok Possiamo rientrare oggi è il pranzo dei tuoi? No, si, si festeggia qua. prossimi just chatting in terrazzo. Eh, a me piacerebbe fare, a me, a me piacerebbe molto ehm, fare un mini angolino. Un ehm, bel ehm, pavimento in cucina. No, guarda, i pavimenti sono tutti brutti. Tranne qua che ci sta questo parquet. Poi vabbè, eh, ci, mon, ci sta la serranda abbassata. Quindi non c'è molta luce, però, il parquet. E poi questo è quello più nuovo di tutti. Ma per il resto <ride> è tutto uguale. È questo. E infatti è molto bruttino. Io vorrei mettere il... cioè, diciamo, tipo così, parquet, in giro, in giro per casa. Però sarà un altro, un altro step. Ah, ho comprato questo coso. Ho comprato questo coso. Mi piaceva. E tra l'altro non ha nemmeno la misura giusta, cioè 120 sarà tipo qua. Per misurarti il pipo, sì, 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 sì. E sì, il, il coso è blu. Il coso è blu. Sì. La borsa di povere creature. Sì, ma non è quella che avete anche voi. Quella per comuni mortali è questa. Questa è quella per comuni mortali. Questa è quella che mi ha mandato Disney. Bacini per mamma Disney. Ho la variant esatto. <ride> che culo? Oh, dire che sì. E che fai? Lo butti. no che non lo butti. E ok, dai, questo era. Era tutto. Era, era tutto. Sai che poi era la versione normale? No, a me piace quella là. Puppa, Sono geloso. E butti, dove di nucca, adosso a me eh? guarda la clip in privato guardo subito visualizzo subito e poi ci sniffiamo no no ah, però dicevo mi piacerebbe mi piacerebbe farvi eh, fare delle stremette tipo sul terrazzo mi piacerebbe fare un angolino con delle piantine ok per avere uno sfondo verde <coughs> mi sarebbe sarebbe molto eh, molto carino Verso 50, verso 30 al massimo di stanza. No, no, verso 50 già. Domani ci si vede. Sì, 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 domani ci si vede in stream. Non penso di non streamare. Eh, ma comunque ci si vede anche domani per poco. Perché eh, verso mezzogiorno, quindi ancora prima di oggi, devo uscire. Perché domani devo andare, diciamo, al pranzo. Eh, al pranzo del battesimo della figlia. Eh, di mia cugina acquisita. Cioè. Il setup Antonix, grazie per i 10 beats. Battesima a Pasquetta? Sì Non so Non sono esperti di... Eh. Non fai studiare Pasquetta a Roma? Sì, boh, hanno unito le cose Ti vai ad andarci? No, io non ci vado al battesimo Anche perché è tipo alle 10 di mattina Io stream, oh. Vado al pranzo Buono, boh, se scrocca, si mangerà bene Easy eh <ride> Questa è la cosa fondamentale. Vediamo sta clipetta. Ma quella che si alza e si abbassa è una stronzata inutile. Non serve a un cazzo montare soldi. Eh, la prima volta che la metti fa Oddio, si alza e si abbassa. Poi quante volte la abbasserai e le alzerai? Zero. No, eh, allora, un po' posso concordare con lui. Ok, quello, quello, quello sì. Però non è tanto una questione di dire. <coughs> eh, dici la, la metto da qua a qua. Quante volte lo farai? Quello è ovvio. Ma è anche magari una questione semplice del da qua la vuoi qua. Che pare una cacata, ok. Però magari te la alzi, te la abbassi un pochino E poi magari una volta vuoi stare in piedi, magari devi fare. Cioè, con il fatto che. Che ne so, ci sta la videocamera attaccata alla scrivania. puoi fare un video in cui stai in piedi? Non devi pensare. Ah, devo staccare la videocamera. Devo metterla in un'altra maniera. Eh. No, prendo e alzo tutto. Cioè, dipende quello che uno deve fare. Per me, io, io l'ho deciso che è una cosa che voglio. Che, che trovo molto comoda per come la voglio utilizzare. Per come la voglio impostare. Tu, uh, ma noi, ma infatti, è una. Cioè, che c'entra? È come. Cioè, è come dire. <ride> E, uh, per te è utile 400 euro di microfono? No, però per me sì. Fai due setup fissi. Non è una cosa che conviene questa roba. Devi stare attento anche alla lunghezza dei cavi. Sì, sì, quello è ovvio. No, non ci riesco, Matteo, ancora. Una webcam e un microfono. Ci sta, sicuramente farò proprio così. Una webcam. Ci sta. Ci sta. Eh. Sì. Ragazzi, che cazzo dite? Cioè. Eh. È

e vi ringrazio per la compagnia, grazie per, per gli auguri, grazie per i sabbetti regali, benvenuti, bentornati a tutti. Eh, vi raido Simone, partecipate al ride che qualche giorno fa mi ha dato dei consigli riguardo una roba, che mi è stato, è stato molto carino, molto utile. E, e basta, ci vediamo, ci vediamo domani, 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 domani in stream. E mandate tanti bacini a, a Simone e buona Pasqua, pranzo, qualsiasi cosa facciate. E basta bacini, ciao, a domani, ma soprattutto noi, oh, seguitemi su Instagram, eh, cercate JTaz, trattino basso, che magari se oggi riesco vi metto il video quello là delle uova, con Zano, Fazzone, che provano, no, sì invece, ci vediamo sempre tra le stelle, scatush!